Ciao a tutti ragazzi, sono Ben e benvenuti nella 1039esima puntata di Eurotrack Simulator 2. Allora, facciamo la pausa, facciamo venire le 13.5. Cosa ho scritto? 130.5? 9.13.5, non so che ora è venuta. Sono le 9.10, di che giorno? Boh. Tipo 10 anni dopo. Sono le 9 del mattino. In qualche modo le avremmo ben fatte venire. Sarebbe bello se metti un formato non valido che te lo dicesse. Io ho messo 9.13.5 o una cosa del genere. Che ora è 9.13.5? Però vabbè, dobbiamo aspettarci. Ora riprendiamo la nostra strada verso Debrecen. Che manca comunque. La pioggia poi è che io sono attento adesso in curva, retarder, quelle solite cose. Quando c'è la pioggia la notte si può come spegnere. Spero di prendere un'autostrada e di non ucciderci per un po', ma mi fa tanto piacere. Perché si fa più presto a fare chilometri, non per altro. Il consumo di questo camion 40.8, è molto 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 alto, per essere una motocetta. Ma ve l'ho detto, secondo me c'è qualcosa che non va di niente nel motore. Avevamo 70 quintali e prima portavamo sempre questa cifra qui, cioè questo peso qua, non di meno. Quindi aspetta, deve essere aumentato un momento. Poi chissà perché non cambia 1000 km. Ora abbiamo 4 ore e mezza, ne avremmo avuto tipo 3,5, 3,40. Poi ho fatto le 9.13.5, quindi adesso ne avremo più. Credo sia passato qualche giorno, perché non ho buttato tempo rimanente a zero. Dovevo portarlo lunedì tra le 22 e martedì le 2 e mercoledì. Credo sia stato quello il problema comunque. Non ti servono, ci sono parcheggi di 3 centimetri. Non ti servono i chilometri sostenibili. No. Comunque ragazzi, come avete visto, la puntata è uscita domenica, questo dovrebbe essere per lunedì, perché non, alla fine non sono riuscito, anzi in questo momento sto caricando anche un video, dato che l'ultima puntata che registro quindi da problemi poco non ne risiento, comunque l'ultimo video non dovrebbe affliggere tanto, comincia a dare tutto magari un video di due. E che strane costruzioni qua per fare una strada, cioè è immenso questo posto, cioè immenso no, ma non si trova gigante, faccia l'Ikea. Stiamo passando vicino alla città di Prokla, già sentita, potrebbe essere qualche capitale, qualcosa, perché le persone sono più piccole che non ci sono più ammazze. Sono sempre per sì, devo andare sempre dentro. Non mi sono mica tanto più piccolo, forse perché c'è una strada anche sotto di noi.
anche al telepass, anche se non credo su questo livello che serve. Rallentato, non ne ha frenato. Ma giusto, bisogna aspettare una mezza giornata perché ti aprono. Ecco qua. Allora, partiamo. Uso il primo fazzoletto e torno subito. Ok, qui qua, questo è molto da come volte che sono messo avanti. Beh. Questa zona non la giriamo quasi mai, è bello che mi piace di tanto. Vedi anche dei camion che non hai mai visto. Non si vede proprio l'acqua, ed è per questo che dovrò per fare il parco se sei dietro. Se sei il camion dietro. Ma arriva a 91-92, quindi c'è vero, vediamo. È pieno di roba. Perfetto. Bella autostrada, cioè non è neanche così brutta come potete immaginare. Portando tranquille, sono tutta fucile, sono proprio carrile. Ogni tanto ci sono queste fari qua che non si capisce bene cosa siano, sembrano dei cavalcavia, ma non lo so, in realtà perché non si può fare sopra. E ci sono fin dal primo giorno del gioco, forse per migliorarlo un po', renderlo un po' più bello. Uppsala, Göteborg, 26 euro. Beh, è svedese, quindi ce l'ha fatto per arrivare in Svezia l'autobus. Ce n'è ancora uno di qua. No.
Forse sì, no, no, c'era lì. Questo Slovenia. Perfetto. Magari se lo premo subito mi si riapre subito. No. Mi ha fatto anche abbastanza decentemente questo. C'è un posto per me. Spererei di sì. È una matrice in qualche modo. La metto da qualche parte e la metto anche in vuoto. A posto. Tanto le macchine non hanno bisogno di parcheggiato decentemente. Sì. Sto traballando un po', non si capisce bene perché. Ho lasciato anche il giusto lì. Scusa, se ci vuole mettere. Bene, ora direi che possiamo perdere questo minuto, cioè trascorrere questo minuto guardando, non so più dove sono i concessionari, i venditori. I camion che vi dicevo prima, che erano il Volvo FM, che il Volvo dovrebbe essere qua, sì, acquista online. Il Volvo FM che vedo già là, LXL Cab, che credo sia Low XL, che non so cosa sia. Dai, su, tra. Facciamo così, facciamo prima. Lo guardiamo direttamente di qua. Sembra che appunto Eurotrack stia d'accordo col farlo. Questa è l'FH. Voglio vedere l'FM. Su, fammi vedere l'FM. Non vorrei fosse crashato, ma non dovrebbe. In genere Volvo ci mette un po' a caricarle. Però non vorrei che fosse. Ok, eccolo qua. Beh, non è neanche male. La cosa che non mi convinceva erano i fari, eh. Proviamo a metterlo su un colore un pochino più. Effettivamente mi ricordano i fari tipo dell'FMX, però il modello è fatto bene a vederlo così, eh. È un po'. Cabina abbiamo questa, 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 questa e anche. Ma sì. E anche questa, quindi ne abbiamo di scelta. Telaio abbiamo addirittura il low deck. Non abbiamo purtroppo ancora il. Come si chiama? Il tandem, ma in teoria verrà aggiunto. Questo è un bel camione. C'è anche. Una volta non c'era anche il. No, era 450. Eh no, sì, 540 non c'è. Beh, qui abbiamo 3000 trasmissioni. Guardiamo gli interni. Gli interni sono un pelo diversi, effettivamente, dal Volvo normale. Qui cambia solo il telefono. Cioè, sono. Questi sono gli interni del Volvo FH, quelli dell'FM sono un pelo diversi, però va bene uguale, dai. Altro. Si possono mettere gli specchi nuovi? No, purtroppo no. Perché la versione nuova ha la possibilità di mettergli. Cioè, ha gli specchi dell'FH, appunto. No, puoi solo metterli in plastica. Beh, quanto vedo ha un bel po' di configurazioni, eh. Sotto tipo cosa c'è? Ah, questi qua. Ma non dovrebbe essere male. Questi per il low deck, qui LED o meno. AD Blu Euro 6 Wheel Arch, ah, lì. Bumper spoiler. Beh, mi sembra tanto da camion. No, non mi piace. Alto vernice, alto plastica. C'è anche vernice, la griglia, bella. Poi qua c'è, vabbè, il protezionale per le luci. Niente, qui anche queste in vernice. Qua cosa ci sarà? Protezione per le luci? No. Vernici. Questo ci sarà in vernici? No. Beh, non è male, eh. Poi vabbè, ovviamente ci sarà ancora qualche customizzazione magari da vedere, tipo questa qua, mettere in vernice se vogliamo. Qua no, qua si possono mettere questi in vernici, qua possono mettere questi in vernici. Non ce n'è di spoilers. Only slot, roof arch. No, non c'è niente purtroppo. O forse non lo vedo io, può anche essere.
Comunque ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da, tutto. Ciao a tutti.